Eccoci qua. Allora, ho passato già la base e in specifico per pollice, indice e mignolo. Questo colore della vena lisa è il numero 958, mentre per medio anulare sono andata a dare una passata di nero, che è questo è Lazy Color Gel della Golden Nail numero 19. Ho opacizzato queste due unghie dove c'è il nero, perché andremo a fare una nail art con la base blooming di Passione Unghie. Allora, ok, ci siamo. Ora andiamo a fare una passata sottile di questa base. Non andiamo però a stenderla su tutta l'unghia, ma diciamo che andiamo a creare tipo un'onda. Da questo lato qua. Perché voglio andare a creare delle roselline su questo lato. Così. Le roselline le facciamo con il colore quello lì, il 958, mi pare che era il 958, sì, della Vena Lisa. Prendiamo un pennellino punta fine, una gocciolina di colore e procediamo. A fare le nostre roselline. Mi raccomando, date un po' di distanza tra, diciamo, chiamiamolo un petalo e l'altro, perché poi questo comunque si allarga. Ne andiamo a creare una più piccina qui. Ok, e una, diciamo, mezza qui. Non si vede tanto. Poi però cercherò di farveli vedere, che non si vede tanto. Ok, vado in lampada per 30. Faccio la stessa identica cosa sull'anulare, però diciamo da sotto verso sopra, quindi vado a creare un'onda da sotto, dalla parte sotto qua verso sopra, così. E faccio la stessa cosa. Creo una piccola qui. E una, diciamo, mezza qui. Ok, e vado in lampada nuovamente per 30 secondi. Allora, ci siamo. Allora, per dare un po' più di, diciamo, definizione alle nostre roselline, che purtroppo non riesco proprio a farvi vedere.
forse così. No, perché non riesco proprio. Forse così un po' si vedono. Non proprio. Vabbè, no, non riesco proprio a farvele vedere, però per dare un po' più di tridimensionalità, cioè definizione alle nostre roselline, con lo stesso colore vado a ripassare un pochino solo una parte del petalo. Così che abbiamo una parte ben definita e il restante rimane sfumato. Provo a farvi vedere. Ok, e vado in lampada per 30 secondi. Ok, vado a sigillare con acqua gloss di passione. Eccoci qui con la nail art terminata, ho sigillato, ho aggiunto questi strassetti, così si vedono meglio le roselline. E niente, spero questa nail art per Capodanno vi sia piaciuta. Se sì, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. E niente, io vi auguro un buon anno nuovo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!